parte Milano Moda Donna, quali sono le novità di quest'anno e che cosa ha fatto il Comune in più rispetto agli anni scorsi? Diverse novità che si spiegano anche grazie ad una cooperazione nuova e rafforzata tra la città di Milano, Camera della Moda e gli altri operatori del settore. Quest'anno abbiamo fatto la scelta di aprire i palazzi storici della città ai giovani talenti emergenti. 4 giovani sfileranno nella prestigiosa Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale e sempre insieme a Camera della Moda abbiamo immaginato diversi eventi culturali ad accesso libero per i cittadini. 2 mostre importanti a Palazzo Morando, che sono la mostra dedicata ai cappelli di Anna Piaggi e quella dedicata a Valentina Cortese, ultima diva, ed una serata eccezionale di tango e moda il 23 sera alla Palazzina Liberty, che andrà avanti tutta la notte. Altri eventi sono in programma con diversi operatori, penso al Salone del Tessile di Milano Unica, che si inaugura domani con la presenza istituzionale, con una sfilata domani sera in galleria. Il sindaco inviterà o già invitato alla Scala tutti gli più importanti operatori del settore per il 18 sera e mi sembra che sia una dimostrazione concreta di una nuova apertura e di una voglia di rilancio della città di Milano sul settore moda in ambito internazionale. Parlando sempre di partnership tra comune e moda, c'è qualcosa, c'è un progetto concreto in vista di Expo 2015? L'obiettivo è dare la massima visibilità del palinsesto, quindi le 4 settimane della moda, ma anche gli eventi culturali connessi sul 2015, anche per attirare, diciamo, visitatori e operatori internazionali che venendo a Milano per Expo potranno anche godere degli altri eventi commerciali e culturali che la città mette in campo. Abbiamo un calendario che è in preparazione per il 2014, che vuole essere l'anticipazione di quello che si farà sul 2015. Quando verrà reso pubblico? A fine anno, tra la fine di novembre e i primi di dicembre. Milano Moda Donna quest'anno ha molte novità, new entry straniere e anche italiane e un accento più marcato sui giovani. Assolutamente sì. Abbiamo anche questa nuova location di Palazzo Reale, la Sala delle Cariatidi, confermato nude, e al Lab avremo questa presenza di giovani sia nella lounge Mercedes che poi nel temporary shop. Per quanto riguarda l'alleanza con il Comune, quali sono i progetti in vista che avete in cantiere, se ci sono? Ma devo dire, è cambiato il clima, è cambiato perché per la prima volta il sindaco è vicino a noi, tanto è vero che verrà oggi, eccolo qua, in conferenza stampa, credo sia un bel segnale.